Ciao! Andiamo a vedere come realizzare un fascio di luce su un volto con Photoshop in pochi semplici passi. Naturalmente la tecnica che andremo a vedere è una tecnica professionale utilizzata anche dagli studi fotografici e dai professionisti del settore. Andiamo a vedere passo per passo come realizzare appunto questo fascio di luce altamente performante. Per prima cosa, dopo aver caricato l'immagine nell'area di lavoro, ci spostiamo nel pannello livelli e andiamo a duplicare il livello sfondo. Lo trasciniamo qui sotto sull'iconcina Crea un nuovo livello, oppure con la combinazione di tasti CTRL o COMMAND più J. Una volta realizzato la copia del livello sfondo, ci spostiamo sulla palette degli strumenti e andiamo a selezionare lo strumento penna. Ora, dal pannellino dinamico, qui nella parte superiore, dobbiamo selezionare la modalità tracciato e non forma, quindi andremo a delineare con lo strumento penna un tracciato, che diventerà poi una selezione. Questo tracciato non sarà altro che il fascio di luce su cui andremo ad applicare poi l'effetto. Ci spostiamo quindi sulla figura, chiaramente mantenendo selezionato il livello copiato, e andiamo a tracciare dei punti che compongono poi il tracciato. Facciamo in modo di seguire sempre una linea abbastanza speculare sia da un lato che dall'altro. Una volta chiuso questo tracciato, ci spostiamo sul pannello superiore e clicchiamo su Selezione. Andiamo quindi a creare una selezione da questo tracciato. Lasciamo questi parametri così come sono, clicchiamo su OK. Ora, con questa selezione attiva, ci spostiamo in basso e andiamo ad aggiungere un livello di regolazione che agirà direttamente su questa selezione. Apriamo il menu a tendina dei livelli di regolazione e selezioniamo curve. Ora, se io vado ad aumentare l'onda di regolazione delle curve verso l'alto, vedremo come l'immagine, o meglio il fascio di luce, quindi la selezione, andrà appunto a modificarsi di conseguenza. L'intensità della luce sarà molto più forte rispetto al resto dell'immagine. Lasciamo per il momento questo tipo di modifica. Poi, in questo pannellino, che è il pannellino proprietà del livello curve, qui sulla destra, accanto all'icona dell'istogramma, c'è appunto l'icona delle maschere. Andiamo a cliccare sopra. In questo momento stiamo andando a regolare la maschera, quindi la selezione di questo effetto. Ci spostiamo su sfuma e come vedete la selezione diventerà sempre più sfumata. Stiamo appunto conferendo un effetto realistico alla nostra selezione. Un valore approssimativamente fedele al risultato finale è intorno ai 33. Torniamo sul pannello livelli. Con il tasto CTRL o COMMAND da tastiera e clic del mouse sulla maschera nera e attiviamo la selezione. Poi selezioniamo lo sfondo copia. Torniamo in basso sul menu dei livelli di regolazione e aggiungiamo valori tonali. Ora automaticamente valori tonali hanno attivato una maschera nera rispetto alla selezione che abbiamo attivato. Le maschere nere sono quelle maschere per cui gli effetti agiscono soltanto sulla selezione. A noi in questo caso, per il livello di regolazione valori tonali, occorre una maschera bianca che agisce esattamente in maniera opposta. Cioè, non agisce solo sulla selezione, ma agisce solo su tutto il resto, tranne che sulla selezione. Quindi dobbiamo fare un click sulla maschera nera dei valori tonali, col tasto destro andiamo a eliminarla, poi di nuovo andiamo a selezionare la selezione attiva sul livello curve con CTRL o COMMAND più click del mouse, selezioniamo il livello valori tonali, ci spostiamo in basso verso l'iconcina della maschera e con la combinazione di tasti ALT da tastiera più click del mouse andremo a creare una maschera bianca. In questo caso, entrando con doppio clic nel livello di regolazione valori tonali, spostando il valore dell'oscurità verso il basso, andremo ad agire soltanto sulla parte esterna alla maschera, quindi su tutta l'immagine tranne che sulla selezione. Torniamo sul pannello livelli. Aggiungiamo nella parte alta un livello vuoto, ci spostiamo sulla palette degli strumenti, selezioniamo un colore che sia intorno al rosso, come questo, poi selezioniamo lo strumento pennello, facciamo un clic col tasto destro sull'immagine, andiamo quindi a scegliere la tipologia di pennello, in questo caso morbido, va bene questo tipo di dimensione, come possiamo vedere dall'anteprima del cursore, poi attenzione, ci spostiamo sul pannello dinamico che sta nella parte superiore e alla voce flusso, che regola la velocità e l'impatto della punta del pennello sull'immagine, andiamo a diminuire il flusso intorno al 9%. Dopodiché andiamo a tracciare una linea che agisce esattamente sui limiti della selezione, in questo modo.
Che cosa ho appena fatto? Sono andato a conferire alla selezione un effetto realistico che la luce spesso produce sul volto attraverso i suoi riflessi, cioè genera una sorta di bordo colorato, solitamente rossastro, perché sostanzialmente deriva dall'impatto della luce sul nostro volto. Chiaramente non è questo il risultato finale. Una volta generato questo bordo, torniamo nel pannello livelli con il livello del bordo selezionato, apriamo il menu dei metodi di fusione, selezioniamo sovrapponi e poi riduciamo l'opacità intorno al 20%. In questo modo abbiamo conferito un effetto realistico di un fascio di luce su un volto con pochi semplici e precisi step. Abbiamo realizzato un effetto professionale. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!